paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore: passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Benvenuti sulla griglia di partenza della 125 SP in vista del circuito di Varano, pole position conquistata da Campagna in 1.17.766, a chiudere la prima fila Galloni 1.17.984 e Tribuzzi 1.18.375. Ci sono praticamente 6 decimi tra il primo e il terzo, la seconda fila la apre Fusto con 1.18.691, vicino a Tribuzzi ma non tanto per cercare di prendergli la terza posizione, Balboni in quinta posizione 1.18.959 e poi Tatoli a 1.18.974, una manciata di millesimi dividono il quinto e il sesto. La terza fila si apre con Paolucci in settima posizione 1.19.206, Mattei 1.19.448 e De Padova 1.19.535. Tra il settimo e il nono ci sono praticamente 3 decimi. La quarta fila si apre con Bondavalli 1.19.635, poi qui c'è un bel taglio perché Puzzo in undicesima è a 1.20.883 e Teffo 1.20.953. La quinta fila si apre con Albani 1.21.390, Scaccianoce 1.23.888, distante 2,5 secondi dal tredicesimo Albani, e Berselli 1.24.342 in quindicesima posizione. Sesta fila con Specolizzi 1.24.668, Degli Innocenti 1.24.773 e Maffei 1.25.790, più di un secondo tra il sedicesimo e il diciottesimo, che si daranno bagarre per le posizioni finali. In ultima fila Specolizzi 1.26.141, Bari 1.28.452. A questo punto non mi resta che dare la linea al Super Milo, che farà le interviste pre-gara e poi ci vediamo perché sarà una spumeggiante 125. Siamo con Emanuele Campagna, primo a partire in griglia. L'obiettivo di oggi? Vincere, come al solito, è vincere e cercare di dare il massimo. E cercare sempre di dare il massimo e vincere e divertirsi. Questo. Hai le idee chiare? Perché prima di partire in gara bisogna sempre avere le idee chiare, sennò i risultati non è difficile che vengano, perché se tu non hai un obiettivo in testa non puoi combinare granché. Per la categoria Moto 4 abbiamo il piacere di incontrare Alessio Mattei, a cui vogliamo chiedere come è andato il primo giro di qualifiche. La qualifica 1 è andata bene, potevo fare meglio perché gli ultimi 4-5 giri ho avuto dei problemi al cambio, adesso li risolverò e poi dopo gas per qualifica 2. Ciao, sì, è la quarta volta che vengo a Varano a correre con la 125 con l'Aprilia. Le sensazioni di oggi sono buone, e il grip è abbastanza buono, spero di domani fare una bella gara. Siamo nei box con Edoardo Specolizzi, fratello di Leonardo. Vogliamo sapere da lui l'intensità con cui ha intenzione di affrontare anche la gara con il fratello domani. Ma la competizione è sempre tanta quando si è sotto lo stesso tetto, perché è importante per ognuno essere, insomma, poi il leader, e quindi è sicuramente una delle cose più importanti. Per quanto riguarda la pista, in queste sessioni di prove libere ci siamo trovati bene, tranne che in qualche punto la pista è un po' scivolosa,
e sicuramente stiamo vivendo un weekend molto più positivo confronto allo scorso, in cui abbiamo dovuto combattere con tante sfortune purtroppo. E le prove sono andate molto bene perché parto sesto in seconda fila e dai, darò il meglio per tutta la gara e spero che vada bene. Gara 1 della Moto 425, qui al mio fianco c'è sempre lo straordinario Luca Maggio. Ciao, ciao a tutti. Grande Luca, guardali qui che stanno per partire i ragazzi, si accendono i semafori, si spengono, via. Ti do subito volante, quella che era la griglia di partenza con Campagna in pole position, secondo Galloni, terzo Tribuzzi, in seconda fila Fusto, Balboni e Tatoli, Paolucci, Mattei De Padova, mentre scorrono le immagini dei ragazzi che sono partiti, qui si buttano come degli indemoniati, sappilo, già li vedo che sono belli, carichi e spinti. Ti faccio un po' di pre, perché nelle interviste pre-gara abbiamo sentito, grazie allo straordinario Nilo, sì. Campagna ha detto devo vincere, voglio dare il massimo, divertirmi. Mattei dice sono andato bene in qualifica e voglio confermare quello che guardalo, ho fatto in qualifica. Guardalo. Intanto già qua primo sul basso, forse da parte di Campagna o no, se non ho visto bene era Galloni ai danni di Campagna. Sì, perché Campagna si trova in seconda posizione, tanto noi aspettiamo il primo racconto. Sì, ma tanto qua ci divertiamo. Poi Bagar sicura. Tanto gli ha detto sono andato bene nelle prove, sesto, voglio rimanere incollato al gruppo. Ti chiedo, l'emozione per un ragazzo, tu quando sei partito così giovane, che premette, che speranze avevi? Io sono ragazzi, partito... Luca Maggio è un vecchiaccio. No, scherzo. Un vecchiaccio, no, non è vero, è vero. Non è vero. Scherzo. Ho 22 anni. Com'era? Quali erano le prime grandi speranze, le prime grandi volontà, quello che, come ti sei approcciato? Ma lì quando fai la prima gara è un'emozione che non te la puoi scordare. Galloni, Fusto, questi Campagna, qua... Paolucci, Mattei, Tatoli, intanto vai. Questi qua sono ragazzini, io mi emoziono solo a vederli in moto perché a quest'età qui mi piacerebbe aver quell'età lì a non avere la testa di stare troppo a pensare, infatti lo vedi. È vero. Daranno le legnate. Ad esempio già sto vedendo una cosa, Lu, rispetto a prima... Siamo al secondo giro, però distanze molto meno abissali. Tanto Campagna prova subito a difilare Fusto. Super sorpasso da parte di Campagna su Fusto. Dentro, bello, qua dentro, quella parabolica è andata dentro bene. Guardalo lì, lo prova a tenere dietro. Sta guardando dietro se c'è qualcuno. Però guarda, Galloni già sta scavando un piccolo solco. Galloni è un buon pilota, Staccatina easy, Staccatina easy. Sì, con la ruota alzata e via. Ecco, ti chiedo, anche qua, il degrado. Ho chiesto spesso a chi sta... Ai! È caduto Campagna! No! Peccato. Peccato sì, brutta caduta da parte di Campagna. Che peccato! Starà dicendo tutte nel casco. Sta imprecato. Ti è mai capitato di cadere furioso, arrabbiato? Purtroppo tante volte, sì. Hai visto lì l'immagine dall'altra? Ah, adesso ci facciamo raccontare tutto dal buon Luca Maggio. Specolizzi Edoardo intanto in lotta per le posizioni finali, prova a rimontare Campagna, ma secondo me non riesce, anche perché penso che si sia spenta anche la moto. Ormai ha perso tempo, spenta la moto. Anche rientrare diventa drammatico, problematico. Magari gira, ma vai box. Completato il secondo giro, Galloni, Fusto, Paolucci, a questo punto andato, Tribuzzi, Mattei, Tatoli. Galloni sta scavando un buon solco mentre Fusto cerca di stargli dietro. E allora lui, ti chiedevo del degrado, c'è il degrado di queste moto? Ma su queste qua molto meno, perché hanno meno potenza, si possono permettere di fare tutta la gara con le stesse prestazioni. Mentre nella tua categoria mi dicevi un pochettino se inizia a sentire. La mia, ti dicevo, pensavo. Si parlava prima delle Michelin, questa fatica. Gomma performante. Sì, è una gomma che lo uso per il primo anno e devo dire che sono rimasto sorpreso. Non è male, ma le prestazioni, anche se non è una 125, però riescono a rimanere costanti per tutta la gara, diciamo. Tatoli intanto, scusami Luca, prova il sorpasso, vediamo se ci riesce su questa doppia. Se riesce ci prova, se riesce adesso. Bene, ti chiedo, anche la velocità che raggiungono queste moto, è difficile fare un sorpasso in scia, molto difficile. In questa pista sì, per le scie contano, però nelle piste più lunghe, su queste contano. Ecco, questa è una pista molto più... è ripartito Campagna, tecnica, sì. Lui è ripartito Campagna, vediamo. Ha fatto bene, deve arrivare alla fine, bravo. Ah, vedi, bravo. Questo consiglio che ha... Consiglio, la gara la stiamo vivendo... Evidentemente non è più l'obiettivo sperato di provare a giocarti le prime posizioni, però è un orgoglio personale. Non ha l'obiettivo, però intanto fa chilometri, che alla loro età è fondamentale, certo. Galloni ha preso il sopravvento, Luca. Fusto, Tribuzzi, Paolucci, Mattei, Tatoli. Sono tutti!
Paolucci e Tribuzzi stanno lottando per la terza. Qua vicini, vicini. Piazza, qua Leonardo Speculizzi. Vediamo se riesce a sorpasso. Sì, è entrato, 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 entrato. Qui non è facile. Qui non è facile. Voi non ve lo godete, io sì, cioè, non la mangio. Bello. Ve lo dico a passaggio, cioè, veramente lo vedete che gira con questa testolina. È più, più bello vederlo, guarda. Eccolo qui, Campagna. Non mi posso permettere di dire che prova una rimonta clamorosa, perché è impossibile, perché è lontanissimo ancora. Sì, qua combattono e serragliati per il secondo posto. Sono 1, 2, 3, 4, 5 da Fusto a Tatoli, lottano per la seconda posizione. C'è anche in mezzo Mattei, no, sì, perché è quinto Mattei alle spalle a Tatoli. Stanno combattendo come dei dannati, si barcamenano mentre Speculizzi e hanno in mente avere tutti il podio, tutti. E per forza lui. Certo. Luca sta commentando, sta guardando, scherza, la pista, sta vivendo queste emozioni. Qua non si scherza, ma niente. Stiamo scherzando, uè. Non ho visto, guardalo, però guardalo, gare di questo dentro, tipo, Luca. Bello, wow, bello. Tatoli dentro, passa su Mattei. Galloni sta volando letteralmente, Luca. Altra gara, sembra di vedere quelle gare della MotoGP con Marquez davanti e gli altri che combattono per il secondo posto. E glielo devono dire che da solo, che se no rischia per niente. Rischia per niente. A quale pilota ti ispiri, Luca? Ma io rispetto di tutti quelli che vanno forte. Marquez mi piace molto, poi è un po' contestato, però a livello tecnico non c'è niente da dire. Ha un unico difetto, che non è italiano, se no sarebbe il dio di noi italiani. Però io dal primo all'ultimo, se fanno il mondiale, rispetto. Bravo, sempre, sempre giusto. Tatoli prova a passare Mattei, vediamo se riesce a concludere questo sorpasso. Luca, ti dico che Tribuzzi, Paolucci e Fusto però stanno iniziando ad allungare. Sì. Non so se anche tuo occhio hai metro, questa no, percezione. Metro. Galloni ci ha salutato, lui, la compagnia, se n'è andato, diverso. Sta facendo la sua gara. Qua invece è una doppia lotta, lotta per il secondo posto e lotta per il quinto. E adesso quei tre sanno che si stanno giocando il podio, ce n'è uno che deve rimanere fuori, se ne danno. Riguardo la partenza, Emanuele Campagna, che è colui poi che è caduto, non abbiamo neanche avuto modo di indugiare sulla caduta. Gran peccato, perché era sicuramente uno che battagliava forse addirittura per il primo posto. Lì qualche caduta succede, perché sei un po' impiccato in frenata, poi si sbaglia un piede. Ecco, ma mi dici qualcosa di tecnico sulla pista? È una pista qui particolare, questo qua di Varano. Sì, sì, è una pista tecnica, diciamo c'è la prima frenata che è abbastanza impegnativa, ti devi tenere un po' stretto per poter uscire in un modo che poi ti permetta di fare rettilineo fatto bene. E c'è il ferro di cavallo, che è famoso perché è una curva lunga dove, adesso magari quando la vediamo te lo dico, è una curva lunga dove si sta tanto piegati, e quella è un'altra difficoltà. E poi c'è la variante rettilineo, che se non esci bene, perché il fondo rettilineo si è sentito rovinato. Tanti piloti anche pregare, dire, è una pista molto particolare, tanto tecnica, tanto vediamo tanti bellissimi slow motion, Campagna, Tribuzzi, Mattei, bello, Tato, bello, questo è RS Aprilia. Bellissimo, tanto c'è, cioè, Luca, che voi dovete sapere che è totalmente amante delle moto. Voi non potrò mai dirvi, nemmeno sotto tortura, dove stiamo commentando la gara, siamo pieni di moto. Sì, e quindi sì, lui, sì, la cosa più importante per lui è vedere la carenatura per capire qual è la moto. Qual, certo, è la, qual è la, certo, moto? Io frena la mazza di chi sta guidando. No, scherzo, non è vero, scherzo, Luca. Però ti dicevo, una pista tanto vedo tecnica. Quando vedo l'RS125 ci ho corso, sono innamorato. Poi ci sono anche queste motine leggere, qua ci si diverte, sì. Luchino, ti stavo dicendo, una pista tanto tecnica, poco, cioè tanto manovrata, quindi è tanto il pilota che fa la differenza, o è più guida la moto? La moto un po' meno, diciamo, perché non c'è troppo rettilineo, la differenza tra un motore e l'altro non è tanta, però la devi settare nel modo giusto, perché se no non vai avanti su queste piste qua. E la pista lenta poi ti porta anche a stancarti tanto. Il mio problema più grosso, essendo vecchietto, non è vero, non dire le bugie, è che mi stanco. Scherzo, non è vero, non è vecchietto, ragazzi, oggettivamente non è vecchietto, l'avrete, sì, visto. Sì, sono tenuto bene, però lo avrete visto nelle classiche conferenze pre post gara, non è un vecchio, non è un vecchiaccio, è una persona affabile. Però diciamo che non ha l'età di questi ragazzi, no, che sta correndo 125. No. In Moto 4. Filino diverso, sono filino son diverso, figli miei, sono figli miei. Però poi alla fine, Luca, oggettivamente quello che quella che è la tua percezione, tu puoi essere sicuramente avere più esperienza, ma poi quello che è una gara è per te ed è anche per loro, quindi avete la stessa impressione, percezione di quello che è la gara. È uguale, loro hanno anche un'altra testa, per loro sulle prime è ancora più bello, secondo me.
però noi ci resiste perché noi... Ma ti piace questa regia? Io sono innamorato della regia, Luca. Fanno degli slow motion clamorosi, ce ne sono anche un paio tuoi che sì. Infatti vogliono spaccare tutto, uno scherzo. Gli slow motion ti fanno vedere bene il funzionamento, esatto, della forcella. Esatto, io tante volte chiedo esattamente, sì, bravo, sì, Luca, sì. Chiedo tante volte l'usura della gomma, ma poi sai, per gare così brevi non puoi avere un'usura della gomma, non ci credo, intanto andiamo no, con no, specialmente con loro, no. Sì, sì. Specialmente mi dicevi con loro? Con loro meno, perché hanno una moto leggera, hanno meno cavalli, quindi fanno tranquillamente tutta la gara con la stessa gomma. Non hanno grosso degrado, diciamo. Eccolo qua, Galloni sempre davanti, Tribuzzi, Paolucci, Mattei a lottare per il secondo posto. Ah, c'è una piccola staccatura. Lotta per ma il che terzo, è successo? Perché per vedo una cosa. Fusto è sceso clamorosamente in sesta posizione. Lottava prima per la seconda. Guarda Mattei! Che gran sorpasso! Ai danni di Paolucci, forte. Uscito fortissimo! Bravo occhio Mattei! Qui. E vediamo qua Emanuele Campagna che sta cercando, e prima l'ho detto, ma sta facendo una rimonta pazzesca, li sta sorpassando Emanuele Campagna, bravo, è colui che è caduto prima, sta cercando in maniera furiosa di non di rientrare, è numero uno, quando è così che vuoi recuperare anche se sei dietro, cattivo, hai la testa di fare la gara, sì, mi sì. Ricorda la gara di Marquez, la prima di quest'anno post covid, che cade, fa una rimonta clamorosa, si trova secondo, però rimane per terra, si ristende con le chiappette per terra, ma niente, ci ha provato. Bravo, ci ha provato. Anche io sono, devo ha dire sbagliato, la verità, ma ci ha provato. Sono un amante di Marc Marquez, qualcuno si arrabbia. Non si correrebbe in moto. Me ne frega la mazza, però sono un amante di Marc Marquez, mentre intanto Galloni ha staccato tutti con il suo numero 7. Stacco, andando a completare quello che è il sesto giro per poi entrare nel settimo giro. Luca, qua siamo live con Mattei che sta cercando di mettermi il mirino. Paolucci, Tribuzzi, Specolizzi, Leonardo appena scavalcato in questo caso, mentre ci apprestiamo a vivere il settimo giro. Faceva tanto caldo quel weekend, vero? Sì, sì, si moriva. È una costante importante chiuso... che è caldo? Se dipende, se lo soffri, se io lo soffro un po', a me mi vanno le gocce del sudore negli occhi, mi bruciano gli occhi. Ma però corri con gli occhi? No. No, lente a contatto, da gara lente a contatto. No. Ragazzi, che spettacolo. Faccio il botto fare che mi si frattura queste domande tutto. A questi piloti, io mi diverto come un pazzo. Lo sapete che sono un profano, loro sono sacri, sanno tutto. Oh! La caduta da parte di Edoardo Specolizzi, che peccato. Era mica appena passato. Esatto, ci stavamo godendo una bella gara anche da parte di Edoardo. Che peccato, live con Mattei, che sta mettendo nel mirino Tribuzzi, autore di una grande gara. Mattei ha staccato Tatoli in precedenza e sta cercando. C'è un'altra caduta, Luca? Non sai che è un'altra caduta? Un'altra. No, prima era Specolizzi Edoardo, questo è Leonardo, che è il fratello, evidentemente corrono entrambi in questa classe a 125 Moto 4. Che peccato però, Luca, che bel peccato per... Io sono un po' triste quando li vedo quando vi vedo cadere, perché poi non lauro mai così, nessuno, sì. Luca, oggettivamente. Sì, sì. Mi spiace veramente tanto. Vabbè, hanno tanto tempo per recuperare, dai. Sono giovanotti. Esatto, sono ragazzi, come dice il buon Luca Maggio. Intanto Galloni, Tribuzzi, Mattei, Paolucci, Tatoli, Fusto stanno volando e combattendo come dei pazzi. Balboni, qua sono vicini, Bondavalli, Tello, Albani, Scaccianoce, cioè qua sono vicini. Ce lo dice un domanda, perché è un amante di questa vicina. Guarda, ma non è campato. Questo, ragazzi, non ne vuole sapere. E qua io, sai che vuoi vedere che è facile, si vota sempre che... il man of the match nel calcio come nelle moto, ma qui vedete Luca Maggio, ragazzi, si muove con la testa, ragazzi, si sta godendo questa gara. Sì, è come se fosse controllata. Live con questi ragazzi. Wow, entra dentro Emanuele Campagna, ma qua li svernicia tutti e due, ti dico. Ce la fa, vediamo la staccata, vediamo ce la fa, sì. Ce la fa, mamma qua, mia! Fatta, ma che doppio sorpasso! Entra dentro Emanuele Campagna! Ma sta facendo. Piccolino, piccolissimo. Che gara sta facendo? Sta dando il gas. Sta dando il gas, prima ha scavalcato degli innocenti. Emanuele Campagna, autore di una gara meravigliosa! Meravigliosa, ottavo giro che si sta aprendo, che sta iniziando. Leonardo Specolizzi, abbiamo visto prima Edoardo Specolizzi cadere per terra. Ti chiedo, Luca, al di là di tutto, quali sono le tue previsioni per il futuro? A Cervesina ci sarai? A Cervesina ci sarò, devo cercare di fare una gara in modo da almeno stare in piedi. E per adesso sei sono... Antonio.
No, ma Tommy è forte anche a Cervesina, riferimento è lui, c'è Mardeganna che va forte, che so che è una pista dove va forte. Mi stanno luccicando. Vediamo. Gli occhi perché sta già pensando a Cervesina, è buono Camacho. È già un mese, sappiate. È già dalla appena dopo finita la gara che pensa a Cervesina. Bravo, bravo, è questo quello che vogliamo vedere da voi piloti. E per l'anno prossimo ti aspetti che, Covid permettendo, si riesca a completare tutto, si riesca a fare un bel Ma io bel penso pacchetto. Di sì, se abbiamo superato questa figura che se non io si corre spero, l'anno prossimo. Io mi sto divertendo un sacco! Tatoli scavalcato da Balboni! Alla variantina. Tatoli scavalcato da Balboni alla variantina, come dice Luca Maggio, io mi sto divertendo come un pazzo. Sì, sì. Ma lui ci riprova, secondo me. Esatto, lui ci riprova, intanto andiamo! Ah, qua si sono toccati. No! Porca. Doppia caduta! Che peccato, qua mi sembra che ci sia anche della rabbia e della frustrazione. Si stiano dicendo qualcosa. Chi è che era? No, ho visto subito il 94 che era Maffei. Che peccato! Che peccato! Forse Maffei e Paolucci si sono toccati. E a questo punto non era Paolucci, ma sicuramente Maffei. Mi sembra Berselli l'altro. Stiamo cercando di capire addirittura Galloni e no, mi rispiego. Erano Mattei, erano Paolucci e Fusto e Tribuzzi che lottavano per la seconda piazza con Mattei. A questo punto Mattei ha veramente pista libera per arrivare secondo. Leonardo Speculizzi mi sembra avere qualche problema qua sul dritto, guarda come va un pochino piano, sì, ma sì, che peccato quella gara, quegli ultimi sprintate per il secondo posto, tante cadute. Perché, ti chiedo Luca, quando ci apprestiamo a vivere l'ultimo giro, qui all'ultimo giro con Tattoli che prova a dare fastidio a Balboni, ci deve provare Tattoli Balboni. Dopo ti chiedo a questo punto, perché assistiamo, viviamo live quello che è l'ultimo specchietto di gara. Emanuele Campagna clamoroso, no Campagna, ma che applausi per questo ragazzo, ma che rimonta ha fatto. Rispetto per il fatto che si è rimesso in piedi. E qui va a sorpassare, ragazzi, ma qua ha un... Mamma mia, Campagna scarica il gasso al Boni, mentre qui se ne danno ancora di santa ragione. Tatoli e Balboni, sono vicinissimi, Tatoli prova ad infilare se Balboni. Ci prova qua, e ci riesce. Di cavallo. Bravo. Ferro di cavallo, Luca Maggio lo ha ribattezzato così. Vince Galloni, allarga la mano secondo Mattei, complice la doppia caduta dietro Paolucci, Tribuzzi, Fusto contento, Galloni esulta. Vediamo là dietro se Tatoli ha scavalcato Balboni. Sì, Tatoli terzo, Balboni quarto, quinto Mondavalli, De Padova, Teffo. Guarda, dovessero chiudere, esultano tutti, sono tutti contenti, bravi ragazzi, bravi. Io sono contento per voi, applauso serio, bravi giovinotti. A Campagna facciamo così: parco chiuso, interviste da parte di Super Nilo, poi chiosa finale per poter commentare questa bellissima gara. Linea Nilo a parco chiuso con i podi. Siamo con Alessio Mattei del parco chiuso, com'è andata Alessio? Sono molto contento della gara perché sono caduti due o tre piloti e io sono sempre rimasto costante, non ho mai spinto al limite per cadere. Quindi sono contento di una seconda posizione, vedremo la prossima gara come andrà. Ma sì, dai, abbastanza bene, ci sono state un po' di cadute, secondo me c'era giù qualcosa, sono caduti in tanti, anche a me mi è partita due volte davanti, due volte dietro. Speriamo che risolvano il problema prima della prossima gara. Ma anche tuo fratello ha dovuto mollare? Mio fratello stava andando bene, stava ritornando sul gruppo davanti e purtroppo gli è chiuso l'anteriore, era proprio davanti a me. Si rifarà la prossima. Certo, grazie. Grazie a voi. Eccoci qua rientrati dal parco chiuso. Mattei contento perché sono rimasto in piedi, dice evidentemente colui che ha conquistato il secondo posto. Ed è stata una gara forse ad esclusione, Luca. Ti è capitato? Un po' di cadute si sono viste, sì, sì. No, qua si va un po' al limite. Sono giovanotti, è bellissimo. Per noi basta che non si fanno male, c'è l'impegno di andare davanti e va bene tutto. Stessa cosa fratello Speculizzi che dice: sono andato bene perché non sono caduto, ho ottenuto una buona posizione. Probabilmente anche complice il fatto che non sono caduto. Si vede che sa di essere andato al massimo. Se è contento vuol dire che è andato al massimo. È contento, è andato al massimo. Io voglio fargli un applauso, a Super Luca Maggio. Ti prepari per la tua gara? Domani mi preparo. Si prepara il nostro Luca Maggio che dovrà gareggiare
per la sua di classe per la CRV. Grazie Luca, è stato un piacere. Grazie a voi, bellissimo. Bellissimo anche grazie a voi ragazzi che ci seguite sempre in tanti. Un applauso, un abbraccio, un bacio da Gianluca, da Luca Maggio in quel di Varano. Ciao! Ciao piloti!